Sono in arrivo 66 milioni di euro per Fondazione Maugeri, il fondo internazionale Trilantic è pronto ad investire nelle cliniche, i 5 Stelle lanciano però l'allarme, è speculazione finanziaria. L'AILA, l'Associazione Italiana Lotta agli Abusi, boccia Pavia e i Pavesi, troppe barriere architettoniche in città e scarsa educazione civica, un mix intollerabile soprattutto per i disabili. Ancora nessuna notizia dell'idraulico scomparso sabato dalla sua abitazione di San Lanfranco. Vigili del fuoco e protezione civile hanno ridotto però le ricerche alla sola Pavia città. A Vigevano cala il numero di domande per l'assegnazione di case popolari. All'ultimo bando hanno partecipato poco più di 400 famiglie. Due anni fa erano più di 500. Ha ospitato uno dei più illustri personaggi del Rinascimento, ma ora è quasi dimenticato. Ora l'antico castello di Branduzzo rivive grazie ad una mostra organizzata da un gruppo di studiosi. Voglio tornare ad alti livelli con la maglia del Pavia, parole del centrocampista azzurro Federico Carraro, che si sta ritagliando uno spazio importante nella squadra di Mr. Brin. Pavia Italia, buonasera e ben ritrovati. Riassetto in vista per Fondazione Maugeri dopo i difficili anni passati in seguito all'inchiesta penale sui fondi neri che ha visto coinvolti gli ex vertici e anche l'ex presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni. Ora c'è un nuovo investitore straniero, si tratta di Trilantic Europe, un fondo, un gruppo finanziario internazionale, un fondo privato pronto ad investire 66 milioni di euro che serviranno proprio per il rilancio dell'ente. Vediamo. Certo, già il nostro piano attuale prevede investimenti di qui al 2019 per circa 55 milioni, ma se ne aggiungono altri 100 di fatto grazie all'accordo con Trilantic, quindi la capacità di investire è decisamente rafforzata. La capacità di riprendersi e di tornare a investire, magari attirando capitali stranieri. Gli elementi per uscire dalla crisi, tanto cari al Premier Matteo Renzi, sono gli stessi che si intravedono nell'accordo siglato tra la Fondazione Maugeri e il fondo di private equity Trilantic Europe, almeno a detta del presidente della Fondazione, il professor Gualtiero Brugger, che ha illustrato i contenuti dell'intesa nelle scorse ore. L'operazione prevede il conferimento da parte di Maugeri della totalità delle sue attività operative in una società per azioni di nuova costituzione. Trilantic Europe investirà nella SPA attraverso un aumento di capitale di 55 milioni di euro, oltre ad altri 11 milioni in asset immobiliari, e deterrà una partecipazione inizialmente del 30% circa, ma con la possibilità di aumentare la quota fino al 43% per un totale di quasi 100 milioni di investimenti. L'operazione è ovviamente soggetta all'approvazione dei creditori e delle banche finanziatrici, all'omologa definitiva del concordato preventivo in continuità e ad altri passaggi tecnici, ma rappresenta per Maugeri una boccata d'ossigeno e una possibilità concreta di tornare ad investire anche sul territorio pavese. La fondazione rimarrà comunque l'azionista di controllo, mantenendo inalterata la sua finalità istituzionale. L'obiettivo condiviso tra le parti è proprio la crescita Maugeri SPA, che verrà quotata in borsa a partire dal 2019. L'accordo consolida e rende inoltre più spedito il piano concordatario e permetterà di accelerare la chiusura della procedura di concordato preventivo prevista entro la fine di quest'anno. Una buona notizia anche per i dipendenti, assicura il presidente Brugger, che non esclude poi la possibilità di nuove assunzioni. La crescita evidentemente è la migliore, finché c'è crescita ci sono ottime garanzie evidentemente per tutti i dipendenti, nel senso che si consolida la loro posizione esistente e si ampliano le possibilità di occupazione attraverso un'estensione del perimetro aziendale. Tenga conto che quando sono stato nominato non sembrava che ci fossero alternative ad avviare una vendita a spezzatino e ci si chiedeva ma quanti riusciamo a salvarne di istituti? E la prospettiva è cambiata, ora è di crescita finalizzata alla quotazione in borsa, quindi c'è stato un rovesciamento, se vuole, molto importante. L'accordo tra Fondazione Maugeri e Gruppo Trilantic non piace però a tutti, in particolar modo il Movimento 5 Stelle lancia l'allarme e parla di una delle più grandi speculazioni finanziarie mai avvenute in campo sanitario. Vediamo allora il servizio di Armano Bidone. Un pericoloso azzardo, anzi peggio una speculazione scandalosa sulla pelle di pazienti e lavoratori che di fatto cambia faccia alla Maugeri, così ha definito la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Yolanda Nanni l'operazione di salvataggio della fondazione grazie alla creazione di una società per azioni e all'immissione di 66 milioni di liquidità da parte del fondo internazionale Trilantic. Improvvisamente oggi a vendita siglata, ha detto Nanni, i vertici della Maugeri dichiarano che la fondazione è un'eccellente
un'esperienza destinata a crescere. Evidentemente, osserva, quando si tratta di vendere azioni e fare speculazione, la fondazione è un'eccellenza su cui investire, mentre quando si trattava di raggiungere accordi al ribasso per tagliare i salari, la stessa fondazione veniva rappresentata sull'orlo del fallimento. Con questo assetto, in pratica, sostiene la consigliera 5 Stelle, viene minata la solidità della fondazione e la si espone a tutti i rischi dei mercati finanziari. Tra le società che trarranno profitto dagli utili della Maugeri, conclude Nanni, ce n'è anche una nata da una costola della spregiudicata banca d'affari Lehman Brothers, fallita allo scoppio della crisi nel 2008. Cambiamo decisamente argomento adesso, ma rimaniamo a Pavia. I rappresentanti di AILA, l'Associazione Italiana Lotta agli Abusi, hanno incontrato nelle scorse ore il sindaco Massimo De Paoli. Al centro dell'incontro i problemi legati alle barriere architettoniche presenti in città, ma anche quelli dovuti alla maleducazione dei pavesi. Mario Fortunato. Abbiamo sottoposto le varie problematiche di Pavia, che ce ne sono moltissime, quali barriere architettoniche, i gradini, i marciapiedi sulle strade, i cassonetti sui marciapiedi, le auto sui marciapiedi, insomma tante cose, i vasi che ci sono anche su... le zone pedonali. Le barriere architettoniche da un lato e lo scarso senso civico dall'altro, un mix letale per le fasce più deboli della popolazione che devono spostarsi in città. Per questo AILA, Associazione Italiana Lotta agli Abusi, si è presentata questa mattina in comune per incontrare il sindaco De Paoli e alcuni rappresentanti della giunta. Un confronto per aggiornare l'amministrazione, con tanto di documentazione fotografica, sulla situazione di Pavia città. Strisce inesistenti, pali e cassonetti in mezzo ai marciapiedi e auto posteggiate sulle strisce sono solo alcuni dei problemi della mobilità del capoluogo. Problematica non solamente per i disabili, ma per tutta la cittadinanza, indubbiamente, anziani, anche persone con la carrozzina, mancanza di rampe, ma con marciapiedi alti, e da cui anche una persona in carrozzina e una persona col passeggino, un anziano che ha una disabilità geriatrica, naturalmente reca danni. Tanti sono dunque i problemi e non riguardano solo le persone portatrici di handicap. Anche anziani e mamme con carrozzina al seguito sono da considerare fasce svantaggiate negli spostamenti quotidiani in città. Città e soprattutto centro che andrebbe rivista riprendendo un vecchio progetto dell'università, ha spiegato il segretario cittadino della Lega Nord Roberta Marcone, che comprende la zona tra il Castello, Piazza della Vittoria e Piazza Cavagneria. Un progetto appunto dell'università che era già partito nel 2013, su Piazza Cavagneria era stato fatto anche qualche intervento e che poi si è fermato. Quindi questo progetto c'è, ho riconsegnato il CD del progetto al sindaco De Paoli e speriamo che si riesca insieme a collaborare e a risolvere un po' di questi problemi. Ancora nessuna traccia di Gheorghe Rotaru, l'idraulico 45enne scomparso da Pavia lo scorso sabato. Le ricerche sono proseguite anche nelle scorse ore, la base operativa per il coordinamento però è stata spostata. Ora le operazioni vengono infatti coordinate direttamente dalla caserma dei Vigili del Fuoco. L'area di ricerca è stata anche limitata alla sola Pavia città. Rotaru era uscito di casa sabato mattina per andare al lavoro, ma non era poi tornato per pranzo. L'ultima volta che è stato visto era appunto per questo appuntamento di lavoro che aveva proprio sabato mattina a Trerea, a pochi chilometri dal capoluogo. L'idraulico si muove con i mezzi pubblici, questo è uno dei pochi elementi su cui si basano le ricerche. Andiamo a Vigevano adesso, parliamo d'altro. Riparte lo sportello di ascolto su bullismo e cyberbullismo. Da quest'anno c'è una novità però per questo particolare servizio che è stato esteso anche ai genitori degli studenti. Servizio di Paolo Barni. È stato confermato anche per quest'anno scolastico lo sportello di ascolto su bullismo e cyberbullismo attivo in tutti gli istituti comprensivi di Vigevano. Dirigenti scolastici e comune hanno ritenuto servizio utile per prevenire situazioni di difficoltà fra i ragazzi. Lo sportello però è aperto anche a docenti e genitori. I genitori devono avere l'apertura mentale di andare allo sportello, perché spesso quando ci sono delle problematiche, arrivano principalmente dalla famiglia, non è così scontato che i genitori siano propensi a un confronto allo sportello.
Per informare i genitori sulla tematica del bullismo e del bullismo su internet è stato organizzato un evento a cui parteciperanno degli psicologi, ma anche esperti di informatica giuridica e comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vigevano, Rocco Papaleo, per informare su cosa accade nel momento in cui si decide di formulare una denuncia. Mercoledì 2 marzo alle ore 21 al San Dionigi faremo una tavola rotonda molto importante per dare un confronto e un'informativa sia ai genitori, agli insegnanti e ai ragazzi per contrastare il cyberbullismo e il bullismo. È una piaga che sempre più sta affliggendo la nostra società, non solo cittadina ma nazionale, e insomma noi cerchiamo di fare la nostra parte e di contrastare con i mezzi. Si parlerà non solo della parte psicologica e sociale ma anche della parte legale per capire come le vittime si possono difendere e quali sono le responsabilità dei bulli e delle loro famiglie. Incontro a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture per la superstrada Vigevano-Malpensa. Oltre al sindaco di Vigevano, Andrea Sala, al vice sindaco Ceffa, i sindaci di Abbiategrasso e Ozzero, che vediamo nella foto, erano presenti anche i rappresentanti degli altri comuni coinvolti della città metropolitana, del Parco del Ticino e dell'ANAS. È stato approvato in via definitiva il progetto del tratto Vigevano-Ozzero-Abbiategrasso-Albairate. La novità è che questa tratta è stata abbinata anche alla riqualificazione in sede attraverso rotatorie sulla provinciale 114 che conduce a Cusago e a Baggio. La superstrada quindi avrà uno sbocco diretto su Milano. È previsto entro l'estate inoltre il passaggio al CIPE, il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, per l'erogazione dei fondi già stanziati, che permetterà di far partire le gare d'appalto. La cronaca adesso: i carabinieri hanno denunciato a piede libero per i reati di divieto di abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata un meccanico sessantenne di San Giorgio Lomellina, peraltro già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno infatti scoperto che in un capannone di sua proprietà l'uomo aveva un'attività di autoriparazione abusiva, un'officina di fatto abusiva. Durante il controllo sono stati trovati diversi rifiuti pericolosi stoccati senza le dovute cautele, centinaia di pneumatici, carcasse di auto, motori, marmitte e serbatoi. È stato anche trovato in luogo un lavorante che ovviamente non risultava assunto senza regolare contratto di lavoro. I carabinieri hanno sequestrato il capannone e diversa attrezzatura per il meccanico. È in arrivo una multa piuttosto salata. Continuiamo con la cronaca, però adesso ci spostiamo in Oltrepò, a Casei Gerola. Ancora un furto su un'auto, questa volta purtroppo è toccato a una signora che aveva parcheggiato vicino al cimitero cittadino e che stava facendo visita a un defunto. Armano Bidone. Mai lasciare la borsetta o il portafogli in macchina e magari in bella vista. Una regola quasi aurea che però per distrazione o perché tanto ci metto un minuto spesso non viene rispettata. Gli episodi infatti sono numerosi e riguardano tanto le mamme che vanno a prendere i bambini a scuola quanto chi fa visita ai propri cari defunti. Questo l'ultimo episodio segnalato in ordine di tempo è accaduto nei pressi del cimitero di Casei Gerola, alle porte di Voghera. La vittima, una signora residente in zona, a cui dopo aver spaccato il finestrino dell'auto, qualcuno ha rubato la borsetta lasciata incautamente sul sedile anteriore. Dopo aver prelevato il portafoglio e il cellulare, il malvivente ha gettato via la borsa, che è stata ritrovata alcune ore più tardi. Voltiamo pagina. Ispezioni anche all'interno di un istituto tecnico di via Franchi Maggi a Pavia, nell'ambito dell'inchiesta del Ministero dell'Istruzione sulle scuole fantasma. Viste le irregolarità riscontrate dalla direzione scolastica regionale, avrebbe revocato la parificazione dell'istituto alle scuole statali. Vediamo allora il servizio, la firma è di Paolo Barri. Ha toccato anche Pavia l'inchiesta del Ministero dell'Istruzione sulle cosiddette scuole fantasma. Dal Ministero sono partite le ispezioni che hanno riguardato i documenti presenti nelle segreterie. L'accusa sarebbe quella di aver fatto passare l'anno a studenti che non avevano garantito il numero minimo di presenze. A essere coinvolti quattro istituti facenti capo a una società con base a Milano e intitolata a Leonardo da Vinci. Le sedi si trovano a Milano, Magenta, Como e Pavia. A finire nell'occhio del ciclone nel nostro capoluogo è stato l'Istituto Tecnico Tecnologico di via Franchi Maggi. Dalla direzione scolastica regionale, in conseguenza dei risultati delle ispezioni, avrebbero deciso di revocare la parificazione alle scuole.
La contestazione principale sarebbe quella di non aver tenuto conto in maniera corretta delle presenze, ma secondo alcune fonti all'Istituto Pavese sarebbe finita nel mirino degli ispettori anche la posizione degli insegnanti. In alcuni casi sarebbe in dubbio la regolarità dell'abilitazione. Parliamo d'altro adesso, di un progetto sicuramente positivo promosso dal Centro Servizi Volontariato di Pavia e da anche AIESEC, la più grande associazione internazionale gestita interamente da studenti. 14 ragazzi che frequentano l'Università di Pavia potranno fare un'esperienza di volontariato in altrettante realtà del terzo settore, vivere un'esperienza decisamente diversa. Il servizio. Il progetto Help to Help è un'esperienza di scambio interculturale non solo che l'associazione AIESEC, Comitato Locale di Pavia, ci ha proposto e che come Centro Servizi Volontariato abbiamo deciso di promuovere e di diffondere. Questa associazione è un'associazione formata da giovani studenti universitari che hanno un forte spirito di intraprendenza nel costruire proprio ponti e legami con le altre culture e quindi riconosciamo in questi giovani un alto valore che crediamo vada diffuso il più possibile. Siamo alla ricerca di altre associazioni interessate ad aderire al progetto. Il progetto Help to Help nasce con un duplice scopo, che è da una parte aiutare le associazioni locali presenti nel territorio nelle loro mansioni ed offrire un supporto da parte di giovani studenti intraprendenti provenienti da tutto il mondo per appunto aiutare a sviluppare e ad avere un impatto ancora più concreto su quella che è la nostra realtà. E da un'altra parte c'è l'altro scopo del progetto, è quello di offrire appunto agli studenti una possibilità di lavoro concreta che dia loro la possibilità di svilupparsi in quanto persone, in quanto professionisti nei diversi ambiti. Qua il progetto Help to Help, questo è il terzo anno consecutivo in cui lo proponiamo alle associazioni no profit. D'altra parte diamo anche la possibilità alle famiglie di ospitare, di vivere un'esperienza internazionale ospitando questi ragazzi che vengono qua a fare lavori sociali nelle loro case per la durata del progetto, che è di 6 settimane. Torniamo a Vigevano, dove è stata pubblicata la graduatoria per l'assegnazione delle case popolari. Sono state ammesse le domande di 409 nuclei familiari, a fronte però di soli 16 appartamenti disponibili, e intanto il numero di domande per la graduatoria continua a scendere. Sentiamo. Cala il numero di domande per ottenere l'assegnazione di case popolari a Vigevano. All'ultimo bando, indetto a dicembre, hanno partecipato 409 famiglie e nelle scorse ore è stata pubblicata la graduatoria. In questi primi mesi del 2016 la previsione è che vengano liberati 16 alloggi, 15 a canone sociale e uno a canone moderato. Se le stime verranno rispettate, significa che la lista d'attesa potrebbe scendere sotto alla quota psicologica delle 400 famiglie, un numero considerevole che testimonia quanto il problema della casa sia ancora grave. La tendenza però è quella della diminuzione del numero di domande. Nel 2014 infatti la lista d'attesa era superiore alle 500 famiglie. Con l'ultimo bando, nell'aprile dello scorso anno, le richieste erano scese a 443. Ora l'ultima lista, che comprende 409 famiglie, è un ribasso del 20% delle domande presentate nel giro di meno di 2 anni. Restiamo a Vigevano per la visita dell'europarlamentare di Forza Italia Stefano Maulu. Dalla sede di Confindustria, Maulu ha lanciato un personale appello per il rilancio del settore meccano-calzaturiero. Sentiamo l'intervista. Beh, noi siamo partiti dalla considerazione di quanto sia importante questa vocazione che Vigevano ha, che rappresenta una storicità assolutamente unica. E credo che da questo punto di vista si debba lavorare trasversalmente per mettere questa grande realtà economica nelle migliori condizioni, intanto cercando di evitare che le sanzioni alla Russia vengano assolutamente riavviate, ma che da questo punto di vista ci sia un'azione seria da parte del governo italiano e dei parlamentari, indipendentemente dal loro colore politico, per fare in modo che questo mercato, che rappresentava una
fonte importantissima, venga riattivato. Le imprese hanno sofferto di questa grande impossibilità nel trasferire i loro prodotti, hanno posizionato le loro aziende in un'altra dimensione, ma credo che accanto a questo vada data l'opportunità di sfruttare al meglio le tante risorse che l'Unione Europea mette a disposizione, che sono assolutamente preziose, soprattutto in un momento di difficoltà economica. Quindi il senso dell'incontro di oggi è una carrellata a 360 gradi per poter garantire a questo territorio, agli amministratori locali, un assoluto collegamento con l'Europa e con la nostra regione. Ha parlato della Russia, che è stato un argomento molto forte, anche dell'ultimo MICAM. Lei ha anche un incarico speciale all'interno del Parlamento europeo. Ci vuole spiegare la sua attività in questo senso? Sì, io sono nella delegazione Unione Europea-Russia, mi occupo nello specifico dei rapporti con questo grande e straordinario paese che ha storicamente rapporti secolari con l'Italia, ma direi con tutta l'Europa, e da questo punto di vista svolgo un'azione di pungolo proprio perché questo genere di sanzioni non venga più rinnovato. Tra l'altro sarò a giugno al Forum Economico di San Pietroburgo, che è la più importante rassegna economica russa di rapporto poi con tutto il mondo, proprio per portare una testimonianza italiana di quanto si sia vicini a questo paese, ma soprattutto alle imprese che storicamente lavorano con la Russia, proprio per poter garantire alle imprese un trade union assolutamente efficace. Ancora cronaca, i carabinieri hanno denunciato a Piede Libero per truffa, falsità in scrittura privata, documenti equiparati agli atti pubblici e sostituzione di persona, un 56enne residente ad Esio, nulla facente e pregiudicato. L'uomo è stato identificato come il responsabile di una truffa messa a segno ai danni di un 38enne di Groppello Cairoli che gli aveva venduto una bici da corsa dal valore di 3.000 euro, ricevendo però in cambio un assegno falso. Ora bisognerà capire se il truffato riuscirà quantomeno a riottenere la sua preziosa bicicletta. Avrebbe ospitato addirittura il bacchetto nuziale di Gian Galeazzo Sforza e di Isabella d'Aragona negli anni però il castello di Branduzzo. Inoltre poi è stato quasi dimenticato grazie a una mostra organizzata da un gruppo di studiosi e dal comune di Castelletto. Questo antico maniero è ora tornato a vivere. Il servizio di Ermano Bidon. Sono trascorsi 7 secoli o giù di lì e degli antichi splendori del castello di Branduzzo, la cascina a palazzo che ha dato il nome al paese attuale sorto ad alcuni chilometri, si è persa quasi la memoria. L'antico maniero, che oggi giace semidiroccato e solitario nella striscia di pianura tra il Po e l'Appennino, secondo fonti accreditate, ospitò il banchetto nuziale di Gian Galeazzo Sforza e Isabella d'Aragona, oltre ad alcuni tra i più illustri personaggi del Rinascimento. Anni fa si parlò del suo acquisto da parte di una società che avrebbe dovuto restaurarlo per creare una residenza esclusiva con tanto di campo da golf, ma il progetto sfumò e il castello finì di nuovo dimenticato. Eppure è qui, tra dipinti attribuiti alla scuola di Leonardo, che alcune delle famiglie più potenti della storia presero decisioni destinate a influenzare il corso futuro degli eventi. Oggi un rinnovato interesse da parte del comune e di un gruppo di studiosi che hanno documentato la situazione attuale e creato una mostra ha permesso di ricordare l'eccezionale patrimonio storico e artistico custodito tra le sue antiche mura. Parliamo di famiglie come Sforza, Visconti, Bottadorno, quindi tutto questo ha un valore molto più alto a livello storico artistico. Qui abbiamo la sala dei pavoni, decorazioni cinquecentesche. Tutto questo fa sì che il livello artistico, si parla di un livello artistico molto alto e soprattutto poco conosciuto, sì. La dimora, di proprietà privata ma inserita tra i monumenti di interesse nazionale, oggi appare troppo esausta per ipotizzare realisticamente un suo integrale recupero, eppure in comune si tenta di gettare almeno le basi per questa impresa. L'area è grandissima, cioè diciamo pensare che si possa ristrutturare il tutto mi sembra un pochettino difficile. E stiamo cercando di vedere con le proprietà di realizzare la possibilità di far visitare alcune sale perché altre diciamo non sono praticabili. E via. Ci farebbe piacere magari un contributo per quelle aree che si possono ancora diciamo rendere praticabili. Più praticabili di quelle che sono adesso. Il nostro intento comunque è quello di far conoscere
un castello dimenticato. Ci fermiamo un momento, c'è la pubblicità, torniamo però nella seconda parte con tanto sport, a tra poco. Eccoci tornati in studio, siamo allo sport con la nostra rubrica Casa Pavia, ospite questa sera il centrocampista azzurro Federico Carraro, che nelle ultime partite ha riconquistato la fiducia di mister Brini e che adesso spera anche di tornare ad alti livelli proprio con la maglia azzurra. L'intervista è del nostro Cesare De Giorgi. Come ti senti in questo momento? No, fisicamente sto molto bene, poi sento la fiducia del mister che dopo comunque 3 mesi che non giocavo mi ha fatto giocare col Cittadella titolare, una partita così importante, però so che posso dare molto di più per la squadra e posso fare molto meglio a livello personale, però comunque ritengo positivo queste 2 partite. Sì, dopo Alessandra mi sono fatto male, da lì hanno cambiato il direttore, l'allenatore, 10 giocatori, quindi quando sono rientrato praticamente ero anch'io un nuovo acquisto, però comunque ci siamo riusciti a compattare tutti subito e adesso cerchiamo di fare un filotto di vittorie che sarebbero importanti per raggiungere l'obiettivo primario che è quello dei playoff. Ti trovi meglio a giocare davanti alla difesa o in questo ruolo di esterno sinistro ti è più appropriato? No, sinceramente mi trovo meglio davanti alla difesa, il mio ruolo preferito in questo momento, però comunque cerco di mettermi sempre a disposizione del mister e cerco di fare quello che mi chiede lui. Anche qui non mi trovo male, però davanti alla difesa preferisco. Possiamo fare molto meglio, bisogna cercare di migliorare soprattutto sul palleggio e sul ritmo. Secondo me anche sul palleggio siamo tutti giocatori bravi, però bisogna cercare di far scottare meno la palla e cercare di avere più personalità nel giocarla. E secondo me però col passare delle partite e anche con la conoscenza del mister sicuramente riusciremo a far meglio. Con la Fiorentina dicevamo appunto che hai debuttato in Coppa Italia, hai avuto panchina in Champions League, una presenza in Serie A. Ecco, cosa ha mancato a Carraro ecco, per rimanere su quei livelli, su quei campionati? È mancato, mi viene da sorridere perché faccio fatica a saperlo anch'io, però sicuramente qualcosa mi è mancato, forse un po' di quel qualcosa in più, di quella voglia in più, forse perché sai quando così giovane ti danno così tanto magari qualcosa te lo lasci scappare, te lo lasci andare e alla fine basta poco per scendere come basta poco per salire. La cosa più difficile è quella di rimanere a certi livelli. Io in questi anni, ma anche un po' la sfortuna mi ha tolto un po' di cose, però spero che me le ridarà anche con la mia volontà, la mia determinazione. E parlando di sport, lunedì sera grande puntata del nostro programma sportivo, siamo tutti allenatori, ospite c'era Rowe Muscat, il centrocampista azzurro, noi abbiamo cercato di condensare i momenti più divertenti nel nostro consueto blob, vediamolo insieme. È un momento di grande televisione. Sono emozionato. Sei emozionato, sì. Mario, perché finalmente abbiamo Rowe Muscat che non sa di essere insomma, l'idolo di Cesare Di Giorgio. Cesare. Assolutamente. Alzati, saluto. Cesare, alzati, abbraccialo, fai qualcosa. Dai, una stretta di mano. Non distruggere il subbutto. Porta il santino. È un momento di grande televisione. C'è anche un messaggio. Cesare. Brutti momenti. Filgaxia Taiba Umerba Lil Telepavia. E non viene. È un momento di grande televisione. È tipo i tatuaggi che esatto. Fanno gli ideogrammi invece ti hanno scritto una parola. E c'era giusta la. Giusta. Gli abbiamo dato il benvenuto in maltese, ecco, sì. Se non fosse chiaro. Ecco. Era giusta, la pronuncia sì, era giusta. Era giusta? Ah, meno straordinariamente. Male. Quindi sa parlare anche il maltese oltre all'inglese, Cesare. Ce lo ricordiamo purtroppo che stavamo guardando e dicevamo, ma riusciremo a segnare a Malta? Invece no, perché c'era Rowe Muscat in mezzo al campo. Assolutamente. Che annullò, secondo me, Pirlo e Verratti.
Cioè, una delle cose che mi ha colpito di te, sapendo che è nato l'amore. Mi ricordo questa partita in cui tu veramente loro hanno visto la palla al primo minuto e poi al 90esimo. Tu hai giocato veramente bene. La differenza in Italia fa Candreva, che fa Candreva l'esterno, Candreva. Incredibile, eh? Ti ha impressionato? Sì. Candreva. Mm-hmm. Hai chiesto la maglia a qualcuno dopo la partita? A casa di Verratti, fuori casa. Fuori Pirlo. Casa di Pirlo, li hai chiesto a tutte e due. Vi fermo un attimo, abbiamo un ospite. Chi è? In collegamento telefonico, un grande ospite. Indovina. È sempre benvenuto quando esce dal tunnel dove di solito ci contatta. Ho capito chi è. Avete già capito? C'è Nicolò Schira in collegamento con noi. Buonasera Nicolò. Buonasera a te Luca, ti sento in grande forma, saluto anche Mario Fortunato e tutto il parterre. Ciao Nicolò, saluti da tutti. Non so se hai notato, non so se hai seguito, finalmente abbiamo Rowan Muscat. No, mi fa molto piacere, credo che Cesare sarà particolarmente entusiasta di questa cosa. Assolutamente sì, lui lo sa, gliel'ho detto appena arrivato, sono contento che finalmente è ospite di Casa Pavia, siamo tutti allenatori. Cesare gli ha chiesto anche se potevano uscire insieme a cena. Vabbè, questa l'hai detta tu. Interessante questo. Qua abbiamo, secondo me, Kladruski, mm-hmm. Rowan Muscat. Ma solo perché ti abbiamo detto che sennò no, non vabbè, devi... l'avevi già messo sulla faccia del mestiere. E qua Marchi che giustamente okay. deve tornare. E poi come giocheresti? Poi come giocheresti là davanti? Vabbè, qua... Sforzini qua, vabbè. Allora, qua metterei i Cesarini, che va a ispirare Ferretti. Sforzini. Quindi 4-3-1-2. Esatto. E l'abbiamo detto all'unisono, quindi esatto. Dovremmo toccarci il naso. Ma... Anche perché è il modulo nel quale Ferretti riesce a giocare molto più a suo agio. Perché tu dici... Esatto, può fare la seconda punta. Può fare la seconda punta. E invece Sforzini fa la boa. Esatto. Era l'ultimo servizio, adesso come sempre la linea passa al meteo. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata a tutti.